Vangelo del giorno di sabato 29 settembre 2018. Festa liturgica. Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nel colloquio con Natanaele, che il Vangelo di questa festa ci presenta, abbiamo un altro esempio di come Gesù sappia dialogare con ciascuno, a partire dalla comprensione del cuore. Gesù vede il cuore di chi gli sta di fronte, ne riconosce i sentimenti e gli atteggiamenti, sa che cosa realmente ciascuno cerca, sa se c'è apertura genuina alla sua parola e alla sua chiamata, o se ci sono falsità e durezza. Anche quando non ci pensiamo, il Signore ci vede. Anche quando il peccato concreto e la fatica della fede segnano le nostre giornate, Gesù vede le intenzioni più vere nel profondo del nostro cuore. Conosce il nostro desiderio di stare uniti con Lui. La presenza del Signore è una presenza discreta, invisibile, ma premurosa. Egli sa che abbiamo bisogno di essere sostenuti in questo cammino, ogni giorno. Gli angeli che salgono e scendono sul Figlio dell'uomo vengono illuminare, dare forza, proteggere, custodire ognuno di noi. Tutti noi, agli occhi di Dio, siamo preziosi e Lui manda i Suoi angeli, perché chi vuole davvero camminare sulla via di Cristo trovi il sostegno necessario. Gesù si fa garante della presenza premurosa del Padre Eterno.